Che avete sentito e la persona che è entrata in campo come un fulmine è il presidente del BUC Sanremo Marcello Boeri a cui chiediamo subito l'emozione di questo finale di partita incredibile. È un'emozione veramente forte, perché premia, questo risultato premia tutto il nostro lavoro di un anno. Noi abbiamo puntato tutto sui ragazzi del vivaio, cioè lavoriamo bene sui giovanili. e La prima squadra deve essere l'espressione del nostro vivaio. Quindi abbiamo puntato sui giovani, è un premio. Per le nostre scelte, per il grande lavoro d'allenatore e soprattutto per i grandi sacrifici che hanno fatto questi ragazzi perché non dobbiamo dimenticare che molti giocano anche il campionato Under-19 mentre quei pochi senior che comunque sono giovani giovanissimi, escluso il capitano Franchi che ha comunque poco più di 30 anni e tutta gente che lavora quindi fanno dei grossi sacrifici e questo è un premio veramente grosso per loro Arrivare a gara 3 contro Imperia nella semifinale playoff cosa significa? Eh, ripeto è il premio per il nostro lavoro, è un premio un po' inatteso perché noi abbiamo iniziato la stagione senza nessun obiettivo particolare, se non quello di crescere e di cercare di fare il meglio possibile. L'Imperia è una squadra di un'altra categoria, si è autoretrocessa dalla serie D, ha un qualità tecniche notevoli, ha una struttura notevole e anche mh, fisico notevole perché tutti i loro giocatori sono grandi e grossi, sono strutturati per fare bene la serie D. Dopo di loro c'è il bordighera, sicuramente un gradino, appena appena un gradino sotto, comunque può giocarsi la vittoria del passaggio di categoria, siamo riusciti almeno una volta a batterle tutte e due, quindi direi che mh, davvero un grande risultato. Una vittoria che assume un significato ulteriore anche viste le scintille dell'andata e soprattutto visto anche il pubblico che affollava Villa Citera. Esatto, all'andata ci sono state alcune scintille, però diciamo sia noi che l'Imperia nei comunicati che abbiamo fatto, le rispettive società non hanno dato risalto a questa cosa, mi sembra giusto perché le cose devono finire quando l'arbitro fisca la fine della partita. Certo c'è stato un arbitraggio che ci ha un po' danneggiato, nel senso che alcune scelte, non tanto sui falli ma alcune scelte eh, diciamo, sul piano disciplinare sono state sbagliate, c'è stato un colpo proibito da parte di un giocatore dell'Imperia, l'arbitro non l'ha penalizzato secondo noi come doveva, c'è stata una reazione. Sbagliata, ma ci poteva stare, noi ci siamo presi alcune squalifiche, tra cui la mia per aver trattenuto alcuni giocatori e essere entrati in campo. Comunque mettiamoci una pietra sopra. Gara 2 si è svolta regolare, gara 3 sarà sicuramente regolare e sportiva. Ecco, proviamo a sognare gara 3 vittoria del Sanremo in trasferta in feria. Che scenari si aprirebbero? Non lo so, andremo in finale probabilmente col bordighera, però è uno scenario che, che non riesco a immaginare al momento perché, ripeto, penso che l'Imperia giocherà una grande partita. Noi, sicuramente, ne faremo un'altra grande, però la differenza di valori c'è. Indubbiamente, noi non siamo pronti per un eventuale passaggio di categoria perché non rientra nei nostri piani. Non, non siamo una società che intende prendere giocatori da fuori, ma intende costruirli. Se ci trovassimo mai in Serie D prima del tempo, questo ci creerebbe dei problemi perché abbiamo dei ragazzi giovani inesperti, abbiamo dei giocatori, diciamo, i nostri lunghi sono molto giovani, quindi hanno bisogno ancora di, di crescere con calma, senza forzare le cose.